Mi stanno sanguinando le orecchie. Dopo aver sentito questa roba mi sanguinano le orecchie. Non si vede, ma vi assicuro che sta uscendo il sangue. No, parliamo della partita di oggi che è stata vinta, secondo me, come hai appena detto, in maniera più che meritata, dal primo tempo, dai primi minuti fino al 95esimo, dove questi ragazzi hanno tirato fuori ancora una prestazione eccezionale, entusiasmante. A tratti anche spettacolare, perché poi se andiamo a vedere i gol fatti, sono dei gol fatti in maniera eccezionale, in maniera tecnica, perché non sono state seconde palle, non sono state ripartenze. Alcune situazioni sono frutto delle capacità che hanno questi ragazzi e che l'hanno fatto vedere ancora una volta. Per quanto riguarda invece la classifica, è chiaro che è una classifica che ci premia, una classifica che ci deve. Che ci fa gioire, ma dobbiamo avere, secondo me, l'umiltà di capire che questi risultati sono dei risultati straordinari, sono dei risultati inaspettati. Se lo facciamo con umiltà, ma lo dobbiamo fare per davvero, perché sennò poi sembra tutto dovuto e tutto scontato. Non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo partiti, non dobbiamo dimenticare che siamo nel primo anno tra i professionisti, e quando riesci ad ottenere questi risultati contro una squadra, contro un avversario, in un derby, contro una squadra che ha storia, che ha fatto tantissimo negli anni, dico e ribadisco che bisogna avere l'umiltà di capire che in questo momento dobbiamo goderci tutto ciò che i ragazzi sono riusciti a creare, tutto ciò che i ragazzi sono riusciti a fare in questo momento della stagione. Dopodiché ci sarà il momento, ci sarà il tempo per poter programmare, per poter fare qualcosa di diverso, ma con la programmazione. Oggi bisogna gioire per quanto fatto.